lasciano indietro un incubo durato troppo tempo. Sì, per molti, ma non per tutti. Penso alle migliaia di alunni disabili che non hanno l'insegnante di sostegno, penso alle decine di migliaia di studenti che oggi sono a casa, perché mancano insegnanti, mancano i banchi, mancano le mascherine, mancano le mense, mancano gli scuolabus. Quindi la scuola è troppo bella, troppo importante, il futuro dei nostri figli, la formazione, l'impegno delle maestre, degli insegnanti, per lasciarla in mano all'improvvisazione, alla confusione, all'incapacità dell'azzolina di questo governo. Quindi se la scuola riparte è solo grazie al lavoro dei presidi, degli insegnanti, del personale scolastico e all'impegno delle famiglie che in molti casi si stanno portando la roba da casa, perché in 6 mesi il governo non è riuscito a dare nessuna risposta. Quindi ribadisco il fatto che questa settimana la Lega presenterà in Parlamento una mozione di sfiducia al ministro Azzolina, perché gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, il mondo della scuola non merita questa confusione. Un'altra tour marchigiano, il suo, in una regione che ultimamente la Lega sta battendo molto e che apre di fatto l'ultima settimana che ci porterà a tantissimi marchigiani all'Election Day del 20 e 21 settembre. La settimana più bella, più importante, vengo da Ascoli, sono stato a salutare alla Lube, che è uno di quegli esempi di imprenditori che hanno fatto di più e meglio dello Stato, perché la cassa integrazione l'hanno pagata gli imprenditori, non l'Inps o il governo, e sento tanta voglia di cambiamento, di rinnovamento nelle Marche. Dopo 50 anni il voto spetta solo ai marchigiani, quindi saranno loro a decidere domenica e lunedì, ma l'aria è buona, al di là dei sondaggi, che la Lega sia il primo partito di questa splendida terra laboriosa. Per me è una responsabilità e un'emozione, poi da settimana prossima vedremo di meritarci questa fiducia. Già ho una mezza idea di donne e uomini che potranno occuparsi di sanità, di agricoltura, di pesca, di artigianato, perché questa è una terra che non chiede assistenza, beneficenza, chiede lavoro, infrastrutture, possibilità di commerciare, quindi sono ben contento che i marchigiani stiano dimostrando alla Lega tanto affetto. Grazie a voi. Capitano, un selfie, capitano.